Luca Paniconi, ottavo di finale molto intenso, era importante vincere sia per recuperare il morale sia per superare il turno, ce l'avete fatta? Sì, esatto, era molto importante per rivedere, soprattutto come ho detto alle ragazze, prima della partita non dovevamo dimostrare nulla perché sappiamo quello che è stata la squadra per 3 mesi e quindi sicuramente non è una sconfitta, una brutta prestazione come quella di Olbia che ci fa perdere di vista la nostra identità. Però sicuramente avevamo voglia di rivederci in campo con determinazione, con uno spirito positivo, propositivo. È venuta fuori una partita estremamente difficile, sicuramente non abbiamo fatto la miglior prestazione dal punto di vista tecnico, ma sicuramente abbiamo fatto una grande prestazione dal punto di vista della determinazione e della capacità di non arrendersi nei momenti di difficoltà. Ce ne sono stati diversi e abbiamo ottenuto, e questo è estremamente importante, alla fine parliamo di un risultato che comunque ci gratifica e ci permette di andare a giocarci questo quarto. Federica Stroppa, anche oggi è stato il braccio armato della CBF Balducci, una prestazione superba la tua, non era facile, siete riusciti a portare a casa questo turno importante sia per raggiungere i quarti ma soprattutto anche per il morale. Assolutamente sì, veniamo da 2 sconfitte, anche se con Brescia era stata combattuta fino a un certo punto e quindi avevamo bisogno e voglia di riportare la vittoria qui in casa e soprattutto dovevamo riscattare una sconfitta a Olbia che ci ha fatto male, diciamo così. Comunque, obiettivo raggiunto perché era importante vincere, avete superato il turno, ci sarà Mondovia adesso ai quarti di finale, altra gara importante e difficile. Assolutamente sì, avversario veramente duro, adesso una partita alla volta, pensiamo al campionato e poi penseremo a Mondovia, però siamo molto contenti di questo obiettivo raggiunto, assolutamente sì. Coach Napolitano, una gara impegnativa, difficile, molto bella come diceva prima, sicuramente intensa anche per quanto riguarda l'incontro tra le due squadre. Sì, la gara è stata una gara secondo me, cioè, io mi sono divertito, al di là del punteggio, ma noi voglio dire, poi è chiaro che la guardiamo da un altro punto di vista, però immagino che come me anche chi abbia, insomma, gli spettatori sono visto una partita molto bella, con tante azioni lunghe, tante difese, come dicevo prima, secondo me Macerata l'ha vinta lì, nel senso che ha alzato tanto il livello sulla fase difensiva, compreso il muro, e noi non abbiamo avuto forse la pazienza o la lucidità di gestire i momenti importanti. Però come dicevo prima, guardo anche il bicchiere mezzo pieno, perché giocare a Macerata contro la terza dell'altro girone non era sicuramente facile, sapevamo che era una partita difficile e abbiamo tenuto secondo me il campo bene, quindi come ho detto alle ragazze durante le fasi finali della partita ci prendiamo anche le cose buone che abbiamo fatto, cercando di preparare al meglio poi questa partita per noi molto importante di Como di sabato.